esulti di gioia il cielo, risuoni sulla terra la lode degli apostoli. Ecco i momenti emozionanti in cui dal passato tornano alla luce le reliquie dei santi apostoli Filippo e Giacomo, di cui oggi ricorre la festa liturgica, immagini esclusive realizzate un mese fa nell'omonima basilica in vista di un nuovo evento giubilare nel segno della misericordia, così come voluto da Papa Francesco. È dal 560 d.C. che riposano nella cripta della Basilica dei Santi Apostoli la ricognizione in forma strettamente privata, in assoluta semplicità francescana. Sono i conventuali a custodirle, ma per i prossimi 15 giorni, fino a metà mese, saranno esposte solennemente per la venerazione dei fedeli. C'è il sigillo dei Santi Apostoli, il sigillo dell'ordine, di un cardinale, di un vescovo. Accuratamente rimossi i sigilli della precedente ricognizione, in un clima di stupore e preghiera riemergono i resti di questi intrepidi testimoni di Cristo, l'urna con i denti. Se quella con i denti. La scapola di Filippo. Può darsi che siano il colobion. Il colobion è cioè il tessuto delle tuniche senza maniche di cui si vestivano. C'è il piede di San Filippo e il femore di San Giacomo. Per la prima volta sarà ricavata anche la mappa del DNA dei due santi apostoli. È il piede, sì, che è veramente straordinario, perché ancora contiene tutte le ossa in sede, con della pelle anche se molto alterata. Lì si può procedere perché si fa una idratazione in modo tale che la pelle ritorni a distendersi, però pure lì prima l'anatomopatologo deve dire: ecco, di questo togliamo questa parte, facciamo il DNA, quest'altra la mettiamo da parte, lasciando agli altri di poter fare esame. Completamente diversi l'uno dall'altro, Filippo vicino ai greci, cioè ai pagani, e l'apostolo dei lontani, Giacomo, detto il minore per distinguerlo da quello sepolto a Santiago, e il giudeo osservante, colui che sostenne però fermamente Pietro nella disputa contro i rigorismi in tema di circoncisione. Nella diversità, un'unica fede in Cristo unisce Filippo e Giacomo, sulla cui tomba accorrono tutti, cattolici, protestanti, ortodossi, greci e russi, segno d'unità attesa una folla di pellegrini, anche di romani, da sempre legati ai santi apostoli. Nell'epigramma dedicatore c'era scritto appunto: o romani, correte qui per sfuggire dal morso lacerante del lupo. È un santuario dove i romani, in momenti di grande pericolo per la città, si possano rifugiare, ed è anche fatta richiesta al pellegrino: o pellegrino che passi, discerni la luce che promana dal sepolcro degli apostoli Filippo e Giacomo.